da tempo, che gira, è da anni che si dice che bisogna fare questa opera, che serve per i cacciatori, per la cinofilia, però non si trovava il denaro disponibile, e anche il proprietario che si rendeva disponibile per questa diciamo, attività. Poi alla fine abbiamo trovato il proprietario e non c'erano i soldi, abbiamo cercato in tutte le direzioni. L'ultima direzione è quella del sindaco, che comunque, se può, qualcosa vedrà di fare. Siamo riusciti a racimolare una certa cifra che non era la somma che occorreva. Comunque abbiamo fatto appello a tutti i volontari per portare avanti questo progetto, che fortunatamente è andato in porto, perché la partecipazione è stata molto cospicua, e quindi siamo riusciti a abbassare i costi. Abbiamo realizzato quest'opera, che è al servizio dei cacciatori e della cinofilia, ma qui naturalmente cinofilia e basta. E quindi tutti gli appassionati avranno modo di addestrare i propri cani in questa area, diciamo, che è stata costituita in funzione appunto degli associati anche a livello provinciale. Chiaramente volevo aggiungere che gli associati appunto, che qui nella provincia di Ancona non ci sono opere di questo genere, quindi, oppure ce n'è qualcuna approssimativamente, ma nelle aree, diciamo, pianeggianti, che per addestrare un cane, un vero cacciatore va dove c'è il territorio, dove c'è, diciamo, il territorio è formato da una genealogia che praticamente consente all'ausiliare di scovare il lepre in un certo modo con una certa difficoltà. Andare su un terreno pianeggiante non è come addestrare il cane in questa zona. Quindi ecco, abbiamo realizzato tutto questo. Devo ringraziare appunto, ripeto, tutti quelli che hanno collaborato, il proprietario Nicolelli Roberto, che è stato veramente bravissimo quel ragazzo, e soprattutto è lui che gestirà la zona, prenderà gli appuntamenti, perché questo, voglio sottolinearlo, è un'attività a pagamento chiaramente, ma comunque l'intento era di portare attraverso la cinofilia, diciamo, incrementare, come si dice, le attività, portare del turismo venatorio in questa zona, ecco, portare del turismo venatorio, che credo che con questa opera ci siamo riusciti, almeno lo speriamo, perché le richieste sono abbastanza cospicue, quindi si spera nel futuro che sicuramente sarà molto soddisfacente, perché se le richieste ce ne sono tante, se vede che c'è tanta gente che comunque, comunque vorrebbe accedere a questo posto. Grazie. La domanda che mi avete fatto era: perché si chiama Lugriano? Perché questa bellissima pineta, non pineta, questi sono dei cipressi, soprannominata questa zona il Ludriano, cioè Ludriano in parole diciamo strette. Quindi il nome Ludriano rappresenta la zona, è identificativo della zona. Prego.